nel parco, no? Che poi va a prendere. Lui corre sempre, anche. Lui corre sempre, però correndo. Come la moglie del nostro. Del grande. Esatto. Non so, la suoneria non c'è, la suoneria non Frank è partita. Underwood. Correndo nel parco per poi andare a prendere, diciamo, i messaggi che lasciavano insomma gli altri membri della residentura del KGB, diciamo dai cespugli o sotto le panchine, si capisce bene che stava al Central Park. Infatti io dico, ma no, sta andando a New York, e questa è un po' una piccola pecca, insomma, perché ormai New York, anche per chi non c'è mai stato, io ci sono stato, anche per chi non c'è mai stato, la conosce veramente bene, perché la vede in tantissimi film, ma in tantissime serie TV, no Pietro? La Nuova York. La Nuova York, direbbe in Spagna, la Nuova York. La Nuova York. Nuova York. Allora, parliamo un attimo della programmazione, invece siamo sereni perché non è andata così a singhiozzo. Nel 2012, del dicembre, si fece sapere che, si fece sapere che sarebbe uscito il 30 gennaio, il 21 febbraio venne annunciato subito che si stava lavorando per una seconda stagione, e il 16 aprile 2014 abbiamo saputo il rinnovo della terza stagione. Esattamente. Quindi The Americans non finisce qui, continua. Intanto noi andiamo ad ascoltare un altro brano, perché gli ascoltatori ce lo chiedono, e parliamo di questa volta un po' più rock. Andiamo con i Cure, con i gemelli siamesi, Siamese Twins. È fantastico, i Cure stanno sempre nel mio corazon. Thank you.
Bene, Max. Ti piacciono sempre i Cure, sì. Ma i Cure stanno sempre in mio corazon. Prima ci hai detto che erano sempre nel tuo cuore. In mio cuore, grandi, perché poi ricordano gli anni Ottanta, quindi... E non solo. E non solo, quando eri 90. Giovane. E quando eravamo ragazzini, e quando sentivamo appunto i Cure, Phil Collins, Genesis. Cioè Genesis già erano sciolti. Certo. Bruce Springsteen, Pat Metheny, Sting che già si era sciolto dai Police. Non si è sciolto lui, cioè, ha chiusi stata perché era i Police erano lui, quell'arti trasformati in secondo Sting. Me quell'arti ne manco suonava, c'ero finta di suonare. Allora la nostra serie nostra serie The Americans. Alla premiere dell'episodio pilota, quella del 30 gennaio, fu seguita ben da 3 milioni e 200 telespettatori, cifra che sale ben a 4 milioni e 700 comprendendo poi quelle delle repliche andate in onda sulla stessa serata. Queste date rappresentano uno dei più grandi debutti che ha avuto l'FX, superiore anche addirittura a quelle delle serie più importanti di FX, che sono American Horror Story e Sons of Anarchy. Ecco, ricordiamolo. Ricordiamolo sempre. Tra le critiche della serie, questa qua fu accolta positivamente. Tant'è che il Chicago Sun-Times, tu lo leggi spesso? Tutti i giorni, anche insieme al New York Times. Venne valutata con ben 3,5 stelle su 4. E attenzione al bacio della critica, sì, che ammazza sempre tutti. Ammazza. La presentò come una nuova e vincente serie con un protagonista, una coppia di agenti del KGB, che fanno finta di vivere il sogno americano. Il Time lo definisce una trama coinvolgente, offrendo un interesse alla storia personale, oltre a vicende legate agli intrighi politici dell'epoca. New York Times giudica come un risultato notevole, e incentra soprattutto la relazione delicata e complessa nel ricco scenario di suspense. Il San Francisco Chronicle l'elogiò per il suo cast e lo stile narrativo. Il Variety apprezzò la colonna sonora. Modestamente, le scegliamo con amore noi le nostre serie. Esattamente. E il Wall Street Journal lo giudicò come un'affascinante storia di coppie di agenti dormienti, ma non ho capito perché. No, questo è un po' presa in giro, no? Il Weekly, l'Entertainment Weekly era un coinvolgente film di spionaggio. E infine Stephen King ha definito The Americans come la miglior serie TV dell'anno. Se l'è premiata un suo premio, lo Stephen King. Che lui c'ha un premio suo. A quanto pare, no, l'ha appena dato. È una cosa incredibile, stomo. Anche in Canada grande successo, va in onda contemporaneamente annualmente negli Stati Uniti, anche certo, perché loro l'inglese lo parlano, e il Regno Unito altrettanto. In Italia invece viene trasmessa il 4 novembre 2013. Esattamente. E comunque in Italia anche sulle sulle reti Fox del piattaforma Sky, insomma, dobbiamo dire che ha avuto un grande successo, no? Allora Max, io qua ti chiedo Metilino sovietico. Ti chiedo un commento tecnico. Sì. Secondo te questa serie è comunque americana? Hai capito benissimo il senso della domanda, vero? Ossia, secondo te è vero quel che dicono o vogliono comunque mettere... Allora, prima di tutto, la serie mette da un punto di vista positivo in luce l'America e al buio la Russia? Punto primo. No. Assolutamente. E il buono chi è nella serie? Allora, faccio questa domanda: chi sono i buoni? Allora, la serie è fatta molto bene. Fatta molto bene, perché sarebbe stato tranquillamente possibile fare una serie in cui appunto i cattivi erano i russi e i buoni erano gli europei. E invece così non è stato. Ti posso dire una cosa, Pietro? Che i buoni sono Philip. Philip il buono, questo ve lo devo dire io. Secondo me il buono è Philip, appunto. No, chiedi, io non mi fai finire di parlare. I buoni sono Philip. Ecco, Philip, lo vedi, ha detto che il buono è Philip. Ma scusa, vai. Philip e Elizabeth sono i buoni, ma allo stesso tempo anche Beeman e Nina, che non ci sarà più, non la vedremo nella terza serie, però sono i buoni. Perché dico questo? Perché sono le persone che sono coinvolte e divise a rappresentare con le loro passioni e le loro azioni e i loro sentimenti, secondo me, la bontà contro la malvagità invece delle due nazioni, delle due cause che si scontravano così aspramente.
Perché insomma non possiamo negare che Elizabeth ha questo suo e Beeman hanno questo loro ardore patriottico differente, che però non gli permette, diciamo, di amare anche il proprio nemico o le proprie cose che rappresentano il nemico. Quindi se Beeman ha amato Nina, che era la sua tra virgolette nemica, Elizabeth ha amato e ama, insomma, comunque lo stile di vita, i figli che sono dei veri e propri americani. Su, dai, non me puoi dire. Poi io certo, ovviamente, è una chiave molto buona la tua, ovviamente, no? Io non penso che Elizabeth in realtà venga mostrata come un personaggio buono. Vabbè, cioè, io sono pro Elizabeth, ovviamente, essendo un filo sovietico. Sì, però secondo me la serie si basa su un pro, su più un pro. No, però guarda, ti assicuro che avrebbero voluto farli passare per molto peggio. Sicuramente. E questi americani sono molto bravi a farli passare peggio. Non vorrei che tu lo vedi comunque con un'ottica russa, comunista, bravo, sovietica. Beh, può darsi. E quindi per te quel che fanno loro è bello, agli occhi di un americano quel che fanno loro sono bestie, comunque. Sì, potrebbe anche essere così, però io non credo, perché non avrebbero dato così tutta questa, questo, come posso dirti, questa importanza a Elizabeth. Non avrebbero molte volte messo invece Philip in ridicolo quando va a tradire Elizabeth, no? Cioè, ti ricordi la famosa, certo, scena in cui lui va a riprendere quella donna che era stata il suo amore e che era, anche lei faceva parte delle spie del direttorio S, quindi insomma, a quel punto, no, ti ricordi, lo butta fuori di casa, loro si dividono, no? Quindi no, io non credo che gli autori vogliano far passare Elizabeth come la parte cattiva e Philip come la parte buona, non ci credo, no, non credo proprio. È molto più, cioè, quelli che passano come cattivi sono... Dimmi Max, no, sentivo qualcosa sotto fondo. Quelli che fanno la regia che fa la simpatica, ecco, quelli che secondo me fanno far passare per cattivi sono i vertici statunitensi e i vertici sovietici. Vabbè, da un punto di vista generale. Va bene, passiamo alla prossima canzone, perché noi, ridendo e scherzando, abbiamo già fatto un'ora di trasmissione. Quindi andiamo a sentire il nostro amato Phil Collins con In the Air Tonight, grande. E torniamo con grandissimo le news della settimana. Grandissimo.